L'avete fatto davvero? Non dovevate. Era una prova questa. Era una prova per vedere se i miei fan erano più intelligenti degli altri, ma a quanto pare no. Mi riconosci perché sbrando, prima la giro e poi la gendo, da quando raffo e ora gendo, ma non so ancora quale prendo. A Blur, ma perché? Ma io appena ho visto una sfilza di Gino apparire sotto la mia ultima foto, non ci ho pensato 3 secondi, sono andato subito sul profilo tuo e ho capito quello che stai a fare. Ma perché? Ma perché? Ragazzi, mi dispiace, ma lo dovevo fare. Sul canale è uscita tutta la verità su Gino e Blur. Guardate prima che censurino. Andate a commentare Gino, ovviamente, e scusate in anticipo per il clickbait, ma dovevo fare questo esperimento. Scusa, Blur del grabbaggio duro, però, cioè, mentre tutti stavano divertendo, vedevo te che bevevi, la gente che beve, che fa baldoria a Capodanno, io stavo in Svezia a non fare un cazzo e mi sono detto, vabbè, grabbiamo, no? Cioè, ma veramente la gente si sta lamentando per Gino? Cioè, raga, al limite vi aumenta le statistiche di Instagram e vi boosta il profilo. Cioè, ci guadagnate solo. Lasciate sta Blur, che per stavolta non ha fatto niente di male. Vi prego, vi prego. Lamentarsi dell'effetto gregge, essendo anche voi influencer, è di un'ipocrisia abissale. Siete solo dei rosiconi, volevate crearlo voi questo trend. Dite la verità, Bufus.